Ciao Beniamino. Ciao. Senti, allora tu sei presidente del comitato di controllo di SST. Sui giornali di oggi pare che sull'SST stia succedendo la fine del mondo. Conti non in ordine, ho sentito critiche dei guarnieri, si parla di una parcella di un professionista da 600.000 euro, un bilancio in passivo, eccetera. Cosa sta succedendo? Beh, sta succedendo che la situazione è diventata di estrema confusione e c'è l'assoluta incertezza nel trovare la quadra di tutte queste operazioni. Pensare che il comune doveva assegnare Rivavena per i posti barca, doveva riattivare i parcheggi della Z4 di Cristoforo Colombo, doveva in qualche modo attivare una ZTL per consentire un riordinamento dei parcheggi con entroiti nuovi, e un wifi che è attivato che è in passivo di 200.000 euro all'anno, e dulcis in fundo una parcella che è arrivata, un avviso di fattura che poi è diventata fattura e poi decreto di ingiuntivo di circa 600.000 euro di un professionista per un'attività mai approvata dal consiglio di amministrazione. Ma scusa se ti interrompo, qua c'è qualcosa che non mi torna, ma questo professionista praticamente fa l'avviso di parcella all'SST, però i soldi incassati, da cui ho capito, li ha incassati il comune. In pratica è una praticamente c'erano i diritti, quelli che aveva il comune sulle servitù militari, certo, che non sono mai stati aggiornati in pratica, nel momento in cui questo professionista si è offerto di aggiornare le rendite, e qualcuno gli è stato dato un incarico, che però questo incarico, se ho capito bene, non è mai stato ratificato dal consiglio di amministrazione del SST. Quindi questo chiede la parcella al consiglio di amministrazione del SST, però i soldi li ha incassati il comune. Allora, è una situazione da Corte dei Conti. Come può il comune, che ha sempre incassato i soldi delle servitù militari, a un certo punto però che è cambiata la legge si sono fermati, poi si sono accorti che potevano ancora chiederlo e invece di chiederlo come sempre ha fatto l'ufficio del comune, lo chiedono a un ente terzo che incarica un professionista, poi i soldi li incassa il comune e dovrebbe essere l'azienda SST che paga senza aver guadagnato nulla. Questa cosa è una cosa che grida vendetta a cospetto di Dio e che secondo me dovrebbe essere affrontata. Per questo come comitato di controllo abbiamo chiesto il fascicolo di tutta la storia di questa avventura così drammatica. Per quanto riguarda invece la situazione del bilancio, chiude in passivo con 280.000 euro a causa proprio dei mancati servizi che elencavo prima, ma anche del disastroso contratto fatto con il wifi delle frazioni, che non so, non ho ricevuto segnalazioni se funziona bene o male, perché invece di farne 500 per andare a pareggio ne ha fatti solo 75 di utenze. E poi c'è anche la gestione del calore, che il comune ha affidato sottopagando SST, perché ha messo a bilancio solo 1.200.000 nei confronti dei 2.100.000 nel 2007, e non contento di questo, non avendo affidato servizi, la SST deve ricevere i soldi per queste fatture e quindi il comune dovrebbe pagare, così come dice la delibera 324 del 2009. Insomma, una bella gabola per il sindaco. Bella gabola per il sindaco, per gli uffici comunali che non vogliono mai prendersi nessuna responsabilità, ma anche per la direzione di SST. Quindi il consiglio di amministrazione ha ben operato fino adesso con le carte e con i documenti ufficiali. Però c'è una situazione drammatica di sottobosco attorno a tutte le operazioni al limite della legalità che sono accorse nell'ultimo anno di gestione romano, in cui faceva parte anche Casson, Massimiliano Chiozzo e Riccardo Rossi. Grazie, Beniamino. Prego, ciao. Ciao.